dimostrazione della grande famiglia, della partecipazione, della fratellanza, quindi del vero Natale, hanno trovato naturale alloggio all'interno di un progetto spiritualmente ambizioso, l'Oratorio di Natale. A soltanto 3 giorni che separano il vecchio dal nuovo anno, il 2011 è entrato prepotentemente dentro i cuori dei guardiesi, un ingresso a grande stile organizzato dall'assessorato ai servizi sociali, di cui Floriano Iezzi ne è assessore. Ma noi abbiamo condiviso questo progetto e abbiamo deciso di impegnarci su questo e devo dire che abbiamo investito risorse importanti rispetto al nostro bilancio proprio perché crediamo da un lato in questo tipo di manifestazioni per il livello qualitativo che presenta e da un altro lato perché crediamo di principio nella collaborazione con il mondo della scuola e con il mondo dei giovani, tutto ciò che coinvolge le nuove generazioni. Abbiamo già realizzato diversi progetti con la scuola e intendiamo proseguire su questa strada. Grazie al contributo del Teatro del Giardino di Guardia Grele, al Comune di Guardia Grele, all'Orchestra Sinfonica Europea Ars Musica e all'Accademia delle Arti, il livello artistico ha toccato picchi di straordinaria eccellenza, la stessa che ha trascinato gli spettatori in un'esaltante esperienza mistica, fatte di letture sacre miscelata a musiche religiosamente eteree. Il tutto coadiuvato dal prestigioso coro Beato Nunzio di Pescara, diretto da Gianni Golini, e la coinvolgente partecipazione di un coro di voci bianche composto dagli alunni delle scuole primarie del circolo didattico Modesto della Porta di Guardia Grele. Un complesso di voci, quello degli alunni, costituito da poco meno di 500 pargoli e tutti, ma proprio tutti, seguiti dalla paziente quanto professionale Antonella Salvatore. Altri progetti in merito per il futuro? Sicuramente sì, Oratorio di Pasqua, che è una versione molto più ampia di quello di Natale, l'idea di portarlo in Vaticano e di fare una serie di spettacoli che coinvolgano i bambini facendo arrivare il messaggio che bisogna studiare. Come fuggenti lampi nell'ombra hanno fatto ingresso in sala le evanescenti anime dei novellieri italici. Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Gozzano, D'Annunzio e Saba sono solo alcuni nomi di coloro a cui si è preso in prestito versi di straordinaria bellezza. Le sacre letture sono state magistralmente recitate dal regista e attore Fabio Di Cocco, giovane talento di un Abruzzo sempre più orgoglioso dei suoi figli. Questa sera invece i bambini avranno l'opportunità, a conclusione di tutto questo percorso musicale, di esibirsi insieme ad una vera orchestra sinfonica che vedete già alle mie spalle e si sta preparando per il concerto. La particolarità di questo evento è data proprio dal fatto che sono coinvolti tutti i bambini, sono 500, l'abbiamo detto, la possibilità per loro di esibirsi come veri professionisti in un coro di voci bianche, accompagnati da un maestro e da un'orchestra che suonerà per loro in diretta. Ogni singola nota musicale è stata abilmente consacrata dall'Orchestra Sinfonica Ars Musica diretta da Antonio Cericola. Un maestro, Cericola, il quale ha collaborato con i più validi artisti del panorama internazionale e dopo aver toccato le maggiori città italiane e internazionali approda a Guardia Grele offrendo ai presenti il suo indiscusso genio. Un'orchestra che dà la possibilità ai nostri ragazzi di Guardia Grele di vedere, valutare e toccare con mano come si lavora con dei veri professionisti in una produzione che normalmente è stata sinora eseguita e fatta anche con allievi e pueri cantores della Scala di Milano, orchestrali della RAI e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Abbiamo parlato insomma di cose importantissime, di eventi internazionali, non solo nazionali, ma lei ha già avuto modo in precedenza di lavorare con i bambini oppure questa è in esclusiva la prima volta? Le ho iniziato a diffondere con le orchestre sinfoniche quale direttore e compositore le mie opere e hanno sempre visto protagonisti anche i bambini, quindi oltre l'Oratorio di Natale abbiamo delle produzioni come la Passio et Resurrexio per la Pasqua e tutte le operine che normalmente vengono studiate in tutta Italia, in Europa e anche nel mondo. Siccome l'abbiamo accennato più di una volta, vogliamo parlare un attimo, un accenno all'esclusività appunto della sua accademia?
L'esclusività risiede nel fatto che i ragazzi vengono preparati in una commistione di arti, quindi c'è la coniugazione della musica, del teatro e della danza con materie che normalmente vengono ignorate in corsi monografici, per cui ragazzi che studiano il canto imparano anche l'arte del solfeggio. L'esperienza più significativa, quella che in un certo senso l'ha più segnata? L'emozione più grande come esperienza emozionale è stata nel 2004, quando sono stato designato per rappresentare l'Italia per l'arte e la cultura alle Olimpiadi di Atene, in cartellone con i Berliner Philharmoniker, con Luciano Pavarotti, la London Symphony, la Filarmonica di Vienna. Voci recitanti, voci bianche, coro, orchestra e magia. Una piccola candela è stata accesa a Guardiagrele, una flebile ma sostanziale fiamma che sarà destinata a riscaldare per molto tempo ancora i cuori dei guardiosi.